Ciao a tutti ragazzi, sono Hyde, come vedete torno finalmente con un nuovo video. Scusate la faccia magari non troppo sveglia e i capelli forse un po' spettinati, ma sto registrando questa intro poco dopo essermi alzato, giusto appena fatto colazione. Ma detto questo sono contento di fare un nuovo video, anzi mi scuso per questa settimana in cui appunto non ho portato nessun video, ma come molti di voi sapevano mi si era rotto il telefono che io uso per registrare e quindi ho preferito aspettare che me lo riparassero per ripartire con i video della solita qualità, sia video che audio. Non che sia una qualità esagerata, ma per registrare alcuni video preferivo non abbassare la qualità rispetto ad ora. Ma detto questo, andiamo all'argomento di questo video che, come sicuramente avete capito dal titolo, riguarda come costruire un rompicapo con un semplice foglio di carta. Quindi davvero una cosa alla portata di tutti che vi permetterà di avere un semplice rompicapo, tra l'altro personalizzabile in infiniti modi, e che potrete quindi utilizzare nel tempo libero o anche sfidare gli amici a risolverlo. Ma detto questo, non perdiamo altro tempo. Ovviamente se vi piace il video lasciate un bel mi piace, commentate come sempre scrivendo quello che volete, anche se vi piace questa idea che poi appunto vedrete tra poco. E detto questo andiamo alla scrivania per vedere nel dettaglio come si costruisce questo rompicapo. Ciao ragazzi! Bene ragazzi, eccoci al tutorial su come creare un rompicapo con un semplice foglio di carta. Per facilitare il lavoro vi consiglio di utilizzare un foglio di carta a quadretti. Tra poco capirete perché. Bene, l'idea di questo rompicapo non è un'idea completamente inventata, ma è un modo di riprodurre su carta un rompicapo già esistente in legno. Un rompicapo che tra l'altro ho fatto vedere nel video La mia collezione di rompicapo. Si tratta di questo. Come vedete è un quadrato che è sezionato in varie parti. Vi faccio vedere meglio tirando fuori queste parti. Come vedete sono tante parti, tante sezioni di questo quadrato, e l'obiettivo è quello di andare a mettere tutti questi pezzi all'interno del quadrato cercando di ricoprire tutta la superficie senza ovviamente sforare dal quadrato o lasciare dei buchi. Detta così forse vi sembrerà semplice, ma vi assicuro che una volta che tutti i pezzi sono scombinati a casaccio e non avete idea di quale sia il punto di partenza, vi assicuro che diventa un vero e proprio rompicapo. Avrete già capito che quello che voglio fare è andare a riprodurre su carta esattamente questo rompicapo, sezionando e ritagliando un quadrato nella carta esattamente seguendo questi pezzi. La cosa bella di questo rompicapo è che ovviamente è personalizzabile al 100%, perché voi potete sezionare il quadrato come volete, quindi creare ogni volta rompicapo diversi. Senza perdere altro tempo, quindi andiamo subito a fare questo rompicapo e poi parliamo effettivamente delle potenzialità che può avere. Prima di tutto andiamo a disegnare un quadrato su questo foglio. Vi ho consigliato di usare un foglio quadrettato, così vi sarà anche più facile capire le proporzioni per andare a raffigurare ogni pezzo. Come vedete questo rompicapo è diviso in quadratini. Ora, siccome questi quadratini del foglio sono molto più piccoli, quindi non posso, se qua sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, andare a fare un quadrato di 8 per lato perché diventa troppo piccolo, considero che ognuno di questi quadratini è un quadrato 3x3 su questo foglio, quindi ogni lato sarà 8x3, ovvero 24. Vado a contare partendo da qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Quindi qui, tiro così la mia prima linea e vado a fare un quadrato di queste dimensioni. Bene, una volta che l'avete fatto, quello che dobbiamo fare è sezionare poi questo quadrato come pezzi di questo rompicapo. In realtà mi sono accorto che in realtà anche moltiplicando per 3 le proporzioni viene un quadrato che è un po' più piccolo di questo, quindi volendo potete anche farlo più grande, l'importante è poi mantenere le proporzioni quando andate a fare tutti i pezzi. Io ho utilizzato un foglio a quadretti di 4 mm, quindi se voi usate quelli normali da 5 mm andrà bene 3, perché ovviamente vi verrà un quadrato già più grande. Comunque andiamo quindi a sezionare, come ho detto, questo quadrato. Per farvi capire, ad esempio, partiamo da questo pezzo più in qua, che è il più semplice, che è un pezzo dritto, ok? Quindi vediamo subito che è composto da 1, 2, 3, 4, 5 quadrati, quindi di larghezza ovviamente 3, quindi conterò in altezza 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quindi quel pezzo arriva qua. Ora lo faccio in modo preciso con la squadra. Tac. E tac. Così, come vedete, ho disegnato il primo pezzo e poi continuo così con tutti gli altri pezzi. Ad esempio questo che è subito attaccato, vedo che è alto 4 e ha questa rientranza, quindi quello che succederà, ora vado a mano per metterci meno, sarà questo, poi questo, questo, arriverà fino a qui e
farà una cosa del genere. Ovviamente vi consiglio di usare sempre righello o squadra per essere più precisi possibile. Bene, quindi ora sezioniamo tutto il quadrato. Ora non vi farò vedere tutti i passaggi, andiamo subito al quadrato sezionato. Eccoci qua, il quadrato così sezionato esattamente come questo. E a questo punto andiamo a tagliare il quadrato. Se avete una forbice dalla punta arrotondata, ovviamente come suggerisce sempre Mucciaccia, usatela. Eccoci qui e adesso l'unica cosa che dovete fare è andare a tagliare tutti i pezzi. Io qui vi do un consiglio: se volete andare a rinforzare questi pezzi, perché ovviamente la carta è sottile, quindi è facile che si rompano, si rovinino, potete andare ad utilizzare del cartoncino. Quindi incollate questo pezzo sul cartoncino in questo modo. Adesso userò ovviamente della colla normalissima e lo attaccate in questo lato per andare ovviamente a consumare meno spazio possibile. Una volta incollato poi lo ritagliate in questo modo e magari andate anche a rincollare meglio gli angoli, che molto spesso, come vedete, un po' si scollano. E a questo punto torniamo dove eravamo arrivati, tagliamo tutti i pezzi. Ovviamente il cartoncino sarà un po' duro, quindi con la forbice non è facile andare in mezzo dappertutto, quindi dovrete impegnarvi un pochino. Oppure, se volete, però attenti perché è più pericoloso, potete anche usare un taglierino, un tagliacarte per tagliare meglio. L'altra soluzione è tagliare prima i pezzi, incollarli sul cartoncino divisi tra di loro, in modo poi da andare a tagliare in modo migliore. Però ovviamente sprecate un po' di cartoncino e ci mettete un po' più di tempo. Bene, alla fine quello che ottenete dopo che avete tagliato è questo. Avete quindi tutti i pezzi e ora l'obiettivo è ovviamente andarli a rimettere nel quadrato. Quindi vi consiglio magari di andare a disegnare su un foglio un altro quadrato che vi farà appunto da guida per capire dove mettere appunto i pezzi, e così potete iniziare col vostro rompicapo cercando di andarli a incastrare. Forse alcuni di voi avranno capito che se voi utilizzate però questo metodo per realizzare il gioco e quindi andate ad attaccare il foglio a quadretti sopra al cartoncino, quello che succede è che da una parte ovviamente ci sarà il cartoncino e dall'altra parte la cosa a quadretti. Voi ovviamente che l'avete costruito sapete che vanno tutti dallo stesso lato e quindi avrete in meno la difficoltà che il pezzo può essere girato specularmente. Quindi sarà un po' più facile risolverlo. Per risolvere questa cosa e rendere il rompicapo più difficile a tutti gli effetti, quindi come questo qua, il legno, che appunto è speculare e non capite se un pezzo va messo così o così, potete semplicemente andare a costruire direttamente il quadrato sul cartoncino, ovviamente stando attenti alle proporzioni perché non avete i quadretti. Ovviamente poi in quel caso state attenti che da una parte non si veda il pennarello, perché sennò siete allo stesso punto di partenza. Infatti magari lì utilizzerete una matita per andare poi anche a cancellare i pezzi che rimangono. Detto questo, ragazzi, come avete capito, in realtà è molto semplice l'idea di questo rompicapo, ma vi assicuro che già adesso, senza guardare questo, cercare di andare a rimettere a posto questi non è per niente semplice. E la cosa bella è che potete davvero personalizzare questo rompicapo come volete, perché potete sezionare appunto il quadrato come volete. Ad esempio, non so, potete fare dei pezzi più lunghi, più corti, sezionati diversamente, insomma potete fare davvero quello che volete. Il bello di questa configurazione tutta fatta a quadretti è che io non posso sapere se questo va qui, va qui, va girato così, cioè perché può essere incastrato in ogni modo. Detto questo, ragazzi, io spero di avervi dato un'idea. Potete quindi davvero in poco tempo andarlo a costruire e iniziare subito a giocarci e cercare di capire come risolverlo. Potete anche proporlo agli amici. Ovviamente vi consiglio, se l'avete appena ritagliato, non provate subito a rifarlo, perché avrete ben fresca l'immagine del quadrato. Magari aspettate un po', lo mettete da parte mischiando i pezzi, poi ci tornate, provate a farlo e vi assicuro che sarà bello difficile. Più difficile ancora se riuscite a fare i pezzi speculari e quindi di cartoncino da entrambe le parti, cioè dello stesso colore da entrambe le parti. Se il video vi è piaciuto quindi, e se magari ne volete altri di questo tipo, vi invito a mettere un bel mi piace. Commentate scrivendo quello che ne pensate, se siete già lì che state provando a farlo. Se non siete ancora iscritti al canale, ovviamente iscrivetevi per non perdere nessun video, nessun aggiornamento. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!